Con 200 nuovi posti nei 9 mercati sperimentali del centro storico, il Comune di Napoli avvia l'operazione di rilancio del commercio cittadino su aree pubbliche. Un piano messo a punto con il contributo di Consiglio, Municipalità, Associazioni, Prefetture e Regione e prevede l'attivazione di 41 nuovi mercati, la risistemazione dei 58 esistenti e l'assegnazione entro l'anno di ulteriori 2.000 postazioni. Una normativa specifica consentirà inoltre di valorizzare ai fini turistici i borghi mercatali tipici. Gli operatori già ce ne sono tanti, quelli regolari sono purtroppo molti, noi invitiamo tutti a regolarizzarsi, ci saranno ovviamente anche i controlli, ma delle possibilità per ciascuno di trovare la propria postazione. Oggi presentiamo, sono già sul sito del Comune, 9 nuovi mercati, piccolini ma che nell'insieme fanno circa 200 posti. Nei prossimi giorni, con un unico bando, il Comune metterà a disposizione 320 stalli in tutta la città, spazi riservati a giovani talenti in grado di realizzare e vendere le proprie opere. Saranno preferiti i più piccoli di età e non è richiesta alcuna iscrizione alla Camera di Commercio. Stiamo investendo anche, nonostante sia il momento di crisi, e sul piano mercato stiamo investendo di circa 1 milione di euro da qui al 2013. Si danno posti di lavoro perché sono postazioni, si creano borghi tipici in tutti i quartieri della città perché un piano di 2.500 postazioni in tutti i quartieri, in più ci saranno dei luoghi per artisti, quindi diventano dei veri e propri borghi dove si fa sia commercio di prodotti legali ma anche attività artistica, culturale e musicale. Il primo significativo impatto che si avrà in città sarà di mettere ordine, di offrire nuove opportunità a giovani, a ambulanti irregolari, a tanti immigrati, consentendo loro di emergere da percorsi di lavoro anche irregolari. La presentazione del piano mercati è il primo dei 4 appuntamenti previsti per il mese delle opportunità, la campagna dedicata alle nuove possibilità di lavoro promossa nel mese di giugno dall'assessorato allo sviluppo. Ci saranno il 6 di giugno la premiazione dei ragazzi che hanno presentato i progetti migliori per Vulcanicamente. Poi ci sarà il giorno 14, una giornata molto importante, si chiama Invito al Lavoro. Ci saranno dei finanziamenti di Invitalia con degli esperti che spiegheranno come è possibile accedere a questi finanziamenti presentando al meglio le domande. E infine avremo dei colloqui di lavoro per i ragazzi neolaureati brillantissimi che sono stati nel Comune di Napoli in questi 6 mesi. Sono 28. Tutti molto bravi e daremo loro delle opportunità di inserimento nelle migliori realtà aziendali della città.